Lei ha sempre avuto una visione panoramica, globale, un po' di tutto il calcio. Adesso è in Lega Pro, ma questi giovani, Zeman, ci sono o non ci sono? Secondo me ci sono. C'erano sempre, la scuola italiana era sempre all'avanguardia, ci sono cresciuti tanti campioni in Italia. Il problema è che gli ultimi tempi non trovano spazio. Non trovano Ma forse spazio. Ci sono, mi scusi, nel suo calcio, non ci sono più nel grande calcio. Ma anche lì il discorso che è strano, che poi la maggior parte delle società punta sui giovani, però punta sui giovani stranieri. Io penso che come ci sono fuori dall'Italia, penso che i giovani ci sono anche in Italia, purtroppo non trovano spazi, non trovano la possibilità di farsi vedere, di farsi apprezzare, quindi anche a crescere. Al di là di questo, che cosa non funziona nel nostro calcio? Stiamo andando malissimo, siamo 16esimi nel ranking FIFA con l'Italia, come lei ben sa. Vabbè, anche i risultati, penso che sono risultati degli ultimi tempi, risultati del mondiale che non è riuscito, che poi fa sbarare la classifica mondiale. Continuo a dire che sicuramente il calcio italiano non è da 16esimo posto, è superiore. Il problema magari è che la squadra più rappresentativa è l'Inter, dove un giocatore italiano non si trova. Lei ha detto una cosa ieri che mi ha colpito: forse le vittorie ci fanno male, non le sappiamo gestire. Ha detto un po' questo, i risultati forse non li sappiamo gestire, i grandi risultati. Secondo me non ci rendiamo conto quando si vince perché si vince e quando si perde perché si perde. Quello è la cosa più difficile, nel senso, a cercare motivi per cui si fanno o non si fanno dei risultati. Ha visto che cosa ha detto Mourinho? Ha detto: ho lasciato un gruppo vincente, una squadra che va in automatico, ormai possono vincere anche da soli. Praticamente ha detto: anche se non ci fosse l'allenatore, l'Inter vincerebbe ugualmente. Lo faceva anche prima di Mourinho. Sì? Hanno vinto già prima due scudetti, Coppa Italia. Ma l'eredità di Mourinho ha lasciato qualcosa al nostro calcio, secondo lei? Io penso che ha lasciato qualche cosa sul rapporto con i media, sul rapporto con i giornalisti. Poi penso che in Italia non se lo può permettere nessuno di avere quel tipo di comportamento, però lui è venuto da vincente e ha vinto magari in modo non troppo chiaro, non troppo bello calcisticamente, però. La Roma, Zeman, qualcuno sostiene che sia alla fine di un ciclo. 5 mesi fa la squadra stava vincendo campionato, stava vincendo scudetto sull'Inter, che doveva essere la squadra mondiale. Peccato per la partita con la Sampdoria, che non ce l'ha fatta fare, però era competitiva fino a 5 mesi fa, quindi non vedo perché non può essere competitiva anche quest'anno. Però è sempre una squadra che ha dei valori, che ha giocatori importanti. A Totti consiglierebbe di tornare in nazionale? Ma io penso che quando un calciatore dà addio alla nazionale, dà addio. Io non ero d'accordo, insomma, non è che cercavo di convincerlo, ma io penso che finché uno è più bravo di tutti è giusto che rappresenta la propria nazione. Per me Totti è ancora più bravo in Italia. Totti, secondo lei, ha qualcosa da imparare da Del Piero o magari viceversa? Ma a parte che si può imparare sempre, però penso che sono due bravissimi giocatori. Io insisto a dire che reputo Totti più completo, però Del Piero è un grande giocatore. E secondo lei la Juventus, per arrivare alla pari con l'Inter, che cosa deve fare? È ancora un po' troppo lontana questa squadra. L'Inter è ancora la più forte. Sì, penso che l'Inter è ancora più forte per la mentalità, nel senso che questa squadra sono 5 anni che è abituata a vincere, che è abituata a giocare concentrata tutte le partite. La Juventus, a parte anche l'anno scorso, succedeva che facevano delle ottime partite, dopodiché avevano calo. Penso che anche quest'anno sarà per la Juventus così.
Cioè, non è che ce lo auguro, però penso che non è ancora abbastanza matura per poter giocare domenica in domenica con la stessa applicazione e concentrazione. La Juventus sta conducendo una battaglia feroce per riavere quei due famosi scudetti persi a tavolino. È una battaglia legittima, giusta, secondo lei? Vabbè, io penso che in Italia si sono giocati 10 anni campionati virtuali, no? Il discorso di intercettazione di un anno e mezzo, penso che ce n'erano altri 8 e mezza che erano uguali, quindi poche volte lo scudetto è andato alla migliore squadra. Mi meraviglio che le affermazioni che si dicono, perché poi l'hanno riconosciuto tutti. Quindi lei sta dicendo che non tutto sempre si è svolto nella normalità, qualcosa di strano accadeva? Non si rispecchiava quello che succedeva sul campo. Ripeto, anche la Roma ha vinto scudetto quando non lo doveva vincere, doveva vincere un altro anno. Anche la Lazio ha fatto grandi campionati, però il più grande campionato che ha fatto non ha vinto scudetto.